Si chiama Tip, la mascotte della nuova terapia intensiva pediatrica dell'ospedale del Ponte di Varese. È un anatroccolo che sta per spiccare il volo proprio sulle pareti del reparto appena inaugurato e davvero misura di bambino, come sottolinea Gianni Bonelli, direttore generale della SST Sette Laghi. Un giorno molto importante perché traguardiamo un risultato che è atteso sia da noi, dagli operatori, ma anche credo da tutto il territorio, cioè quello di dotare l'ospedale del Ponte di una terapia intensiva pediatrica. Questo è appunto l'importanza di questo obiettivo, è dato dal fatto che fino ad oggi i bambini che necessitavano appunto una terapia intensiva, un intervento di questo tipo qua, dovevano essere necessariamente spostati in altre strutture e in altre città. Da oggi invece questo non sarà più necessario. L'altro grande vantaggio è che si potrà fare un'attività chirurgica complessa, potrà essere svolta. E tra l'altro finalmente potremmo riaprire le liste d'attesa, potrà riprendere l'attività, appunto potrà essere fatta attività chirurgica, anche quella che fino ad oggi era necessario appunto fare in altre strutture. Non è solo una terapia intensiva pediatrica, però è una terapia intensiva dove troveranno spazio anche le donne. In particolare quelle che potranno avere interventi di tipo ginecologico, che fino ad ora necessariamente dovevano essere fatte all'interno del circolo. Da oggi anche questi interventi complessi di tipo ginecologico potranno essere svolti all'interno del ponte. I locali, grazie alla Fondazione Ponte del Sorriso, sono misura di bambino, però c'è un allestimento bellissimo e tutto questo è possibile grazie alle associazioni. In questo caso il Ponte del Sorriso è stato davvero straordinario nel aiutarci a fare, insomma, davvero una terapia intensiva a misura di bambino. Alla guida del reparto c'è Andrea Luigi Ambrosoli, un varesino che rappresenta un'eccellenza a livello nazionale. La parte pediatrica ovviamente fa la differenza in questo momento perché la tecnologia e le necessità di una fascia di età così ampia come quella pediatrica che va da un mese ai 17 anni ovviamente fa ben capire come ci sia si presenti avanti pazienti completamente diversi, sia dal punto di vista fisiologico che dal punto di vista proprio, diciamo, patologico. Ci sono tutte malattie completamente diverse, a seconda che si tratti di un paziente molto piccolo piuttosto che sia in una fase di crescita o adulto. È ovvio che questo è un punto di arrivo da un certo punto di vista, ma un punto di partenza da altri, perché adesso parte la capacità nostra di diventare ancora più bravi e quindi curare davvero tutti i pazienti che arriveranno, e piano piano vorremmo arrivare anche a questo target. L'apertura sarà il 12 di luglio col primo paziente. E da lì arriveremo da 2 letti inizialmente fino a 6 letti nel tempo, quindi arriveremo a pieno regime.